23 e 24 giugno, giornata della dignità dell'autista NM. Perché? Che cosa è successo? Cosa succede? Allora, innanzitutto abbiamo fatto questa specie di protesta civile per sensibilizzare la cittadinanza e soprattutto l'utenza dei trasporti, che sono mesi e che ormai attendono gli autobus 40, 50 minuti e anche un'ora tutte le fermate. Vogliamo soltanto sensibilizzare e far capire ai viaggiatori che la colpa non è nostra, ma di una cattiva gestione dei trasporti negli anni passati. Infatti, costruendo la metropolitana, non si è continuato anche a incentivare gli autobus, piuttosto li hanno sempre diminuiti. Il servizio metropolitano non serve, basta vedere qualche volta che si ferma la metropolitana, i viaggiatori ovviamente escono per strada in cerca di autobus, ma purtroppo non possiamo servire un'utenza del genere. Poi gli autobus sono vecchi, i più giovani diciamo cominciano dal 97, per cui abbiamo quasi autobus di 20 anni e in pessime condizioni. Poi con questo caldo la temperatura in vettura supera abbondantemente i 40 gradi e sono situazioni di lavoro terribili. In più si mette l'utenza inferocita dalla lunga attesa, che inveisce verbalmente e molte volte anche materialmente contro i colleghi, mandandoli in ospedale. Ecco, voi come autisti ANM avete scelto di posizionare dei drappi bianchi ai lati delle vetture, di fianco ai specchietti dei retrovisori. Sì. Perché? Per quale motivo? Qual è il simbolo della protesta? È una protesta nata da noi stessi, senza sigle sindacali, e che serviva giusto a dare visione di questo drappo. È stato molto importante perché molte persone ci hanno chiesto a che cosa serviva questo drappo bianco, anzi abbiamo avuto anche manforte da diversi viaggiatori, per cui è servito abbastanza. Il sindaco De Magistris ci promise diversi mesi fa che la situazione si sarebbe aggiustata con l'arrivo di nuovi autobus, che comunque stiamo ancora aspettando. Per quanto riguarda la regione, la situazione è abbastanza torbida, perché non sappiamo il presidente De Luca, ai quali molti di noi diamo molta fiducia, però purtroppo è una situazione strana quella che si è verificata, per cui dobbiamo aspettare comunque il suo insediamento o comunque qualcuno che prenda le sue veci e risolva questa situazione, perché comunque c'è da dire che gli ultimi due assessori dei trasporti regionali, diciamo che piuttosto che costruire, hanno contribuito alla dismissione dei trasporti in Campania, anzi si è stato proprio un peggioramento totale del servizio.